Per il centro-sinistra in Consiglio regionale la gestione delle risorse idriche è diventata una priorità. Occorre ammodernare le reti e semplificare la gestione del sistema. Il neoprefetto di Isernia Montello ha incontrato i vertici regionali della Guardia di Finanza per rinnovare la collaborazione degli enti contro gli illeciti. A tutela del borgo antico del capoluogo molisano, l'amministrazione a Palazzo San Giorgio e le associazioni del posto hanno firmato un'intesa. In Sicilia per il trofeo CONI, il Molise ha portato quasi 90 giovani atleti under 14, oltre 20 discipline, un movimento che si allarga e si propone in campo nazionale. Ben ritrovati gentili telespettatori, svaligiata a Morrone del Sannio, la tabaccheria in zona centro del paese nella notte tra domenica e lunedì. Sul caso sono al lavoro i carabinieri nel tentativo di risalire agli autori del furto. I danni all'attività commerciale sarebbero ingenti. Passiamo alle vicende politiche. A Palazzo Daimmo è tornato a riunirsi oggi il Consiglio regionale, il cui focus è stata la questione della crisi idrica. In merito si è espresso il consigliere del Movimento 5 Stelle, Angelo Primiani. Tiene banco e preoccupa la crisi idrica che sta colpendo il Molise e che costringe i cittadini a fare i conti con la mancanza di acqua, soprattutto nelle ore notturne, creando disagi non indifferenti. Una soluzione che non può più essere tale, motivo per il quale è stata chiesta la convocazione di un consiglio regionale monotematico sulla gestione delle risorse idriche, il cui primo firmatario è l'esponente del Movimento 5 Stelle, Angelo Primiani. Vogliamo mettere un punto fermo su una delle principali risorse di cui dispone la regione Molise, ovvero l'acqua. È un paradosso che in una regione ricca d'acqua come il Molise ci permettiamo il lusso di perderne circa il 60% nel sottosuolo, perché di fatto è quello che avviene oggi. Su 100 litri di acqua captati alle sorgenti, 60 vengono persi nel sottosuolo. Tutto ciò è inaccettabile. Chiediamo al Consiglio regionale e alla Giunta regionale di programmare la risorsa in maniera più oculata, quindi con un piano di investimento serio sull'ammodernamento degli acquedotti, ma anche immaginare altre azioni che sicuramente potrebbero migliorare la situazione attuale. Mi riferisco alla gestione diretta da parte della regione, quindi dell'azienda Molise Acque, e delle centrali idroelettriche. Centrali idroelettriche che oggi permetterebbero alla Molise Acque di produrre energia e quindi di non acquistarla all'esterno, cosa che fino ad oggi non è avvenuta perché quelle concessioni erano affidate a dei privati, ma soprattutto immaginare un piano per esplorare nuove sorgenti, perché in una regione ricca d'acqua come la nostra sono presenti tante piccole sorgenti in ogni comune, quindi si potrebbe immaginare di esplorare nuove sorgenti e quindi alimentare i serbatoi comunali con delle sorgenti presenti già sul territorio. Tutte queste azioni sono previste nella mozione che abbiamo depositato in aula ed è in discussione oggi. L'auspicio è che possa essere approvata e che il Consiglio regionale possa esprimersi all'unanimità in maniera favorevole per immaginare una programmazione seria su un settore cruciale come quello dell'acqua. Ecco, anche perché non si può andare avanti con la chiusura notturna dei serbatoi. No, non è accettabile la chiusura notturna dei serbatoi, anche perché in una regione ricca d'acqua come la nostra, io voglio citare un dato, sentivo qualche giorno fa il presidente della Sicilia Acque che annunciava con entusiasmo la scoperta di una nuova sorgente idrica e in quell'occasione captavano circa 50 litri d'acqua al secondo. Beh, noi dalle nostre sorgenti, soprattutto dalle sorgenti del Matese, a pieno regime riusciamo a captare qualcosa come 2000 litri d'acqua al secondo, quindi è inaccettabile che in una regione come il Molise si possa assistere a delle chiusure notturne. È necessario fare degli investimenti seri, che sono quelli appunto che ho elencato in aula e poc'anzi. Come mai secondo lei la situazione non è chiara? La situazione non è chiara perché ci sono troppi attori che orbitano intorno al sistema integrato idrico. Mi riferisco all'EGAM, che è l'ente di governo che si occupa della pianificazione, ma anche alla Molise Acque, che si occupa della gestione delle sorgenti, e alla GRIM invece, che si occupa della manutenzione della rete idrica comunale. Troppi enti che spesse volte operano in maniera conflittuale tra di loro, ma soprattutto troppi enti che hanno esposizioni finanziarie
finanziarie preoccupanti. Basti pensare che Molise Acque ha circa 60 milioni di debiti e la Grim, nata nel 2021, dall'anno di nascita ha difficoltà a pagare la risorsa idrica che acquista da Molise Acque. Oggi risulta esposta per circa 12 milioni di euro. Non si può continuare con questo stato di dissesto finanziario. Redigere un piano strutturale di investimenti per ammodernare la rete idrica e semplificare la gestione per programmare ed evitare le emergenze. Restano queste, per il Movimento 5 Stelle, le soluzioni per riconsegnare un sistema idrico adeguato ai fabbisogni dei molisani. La maggioranza di centrodestra ha però respinto le proposte della minoranza senza produrre idee per il futuro. Non si arresta il prosciugamento dei fiumi molisani, le risorse idriche sono ormai al lumicino, gravi le ripercussioni per le campagne e la fauna ittica regionale. Andiamo a vedere. Sempre più grave la situazione idrica del Trigno, un fiume che da sempre divide i confini naturali di Abruzzo e Molise. La quasi completa scomparsa dell'acqua nel suo tratto centrale tra i territori di Salcito e Mafalda è finita alcuni mesi fa in un esposto alla Procura della Repubblica di Vasto. Un prosciugamento da addebitare alla lunga siccità, ma anche all'eccessivo trasporto delle risorse verso le campagne del litorale adriatico e delle aree industriali, in corrispondenza del punto di prelievo dello sbarramento di San Giovanni Lipioni. Ridotto a poco più di pozze d'acqua in rapida evaporazione, il Trigno sta perdendo la sua fauna ittica e con enormi ripercussioni sulle colture agricole. Una situazione drammatica giunta allo stremo per il corso d'acqua che prende vita da Monte Capraro. Il contratto di fiume firmato da 10 amministrazioni comunali della provincia di Chieti ed alcune del Molise che si affacciano sulla vallata omonima potrebbe essere una delle soluzioni possibili in grado di riqualificare il Trigno in attesa di cambiamenti climatici e dell'impegno a intervenire ai governi di Abruzzo e Molise, regioni entrambe percorse dal fiume lungo oltre 80 chilometri, ma intanto la riduzione delle sue acque stagnanti non si arresta. Il neo prefetto di Isernia Giuseppe Montella ha ricevuto oggi il comandante regionale della Guardia di Finanza Luca Cervi. L'incontro ha rappresentato l'occasione per uno scambio di conoscenze teso a rinnovare la collaborazione tra gli enti a tutela della legalità economica e finanziaria della provincia. La cooperazione consentirà di contribuire all'attività di prevenzione degli illeciti ai danni della corretta destinazione delle risorse pubbliche. E a Palazzo San Giorgio del Capoluogo è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Comune ed alcune associazioni per tutelare il centro storico. Andiamo a vedere. Risposte ai bisogni sociali, culturali, commerciali e inclusivi con l'intento di far tornare a nuova vita il centro storico. Questa è l'idea alla base del protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Campobasso con altre associazioni del territorio. Di un protocollo d'intesa tra vari soggetti. In realtà noi in un consiglio monotematico, se ricordate, avevamo incontrato i cittadini e quindi dall'associazione 86 Centro era partita l'idea del mercato naturale così come di un percorso fecondo nella formazione e nella inclusione. Ed ecco che questa intesa di stamane andrà, speriamo, a come dire, sancire un rapporto che possa essere dovizioso per i residenti del centro storico. Sicuramente è stato abbandonato il centro storico, con questa maggioranza abbiamo l'assessore al centro storico che è collegato chiaramente a tutte le materie che sono trasversali nel centro storico, l'urbanistica innanzitutto, del resto la stessa cultura deve necessariamente collegarsi alla urbanistica, ai lavori pubblici, a tutto ciò che possa ridare cuore pulsante, come lei diceva, fecondità e soprattutto, come dire, economia, far girare l'economia. Anche il sabato al Borgo, insomma, è stato importante da questo punto di vista.
Torniamo per un attimo alla cronaca. Articoli elettrici ed elettronici, bigiotterie e cover per telefonini non sicuri e contraffatti. Sono migliaia i prodotti non in regola sequestrati tra Pescara e Bari dagli uomini della finanza abruzzese. Per due commercianti è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per detenzione ai fini di vendita di prodotti falsi. L'inchiesta giornalistica condotta da Milena Gabanelli sui macchinari sanitari più obsoleti del paese, che coinvolge anche il Molise, ha scaturito reazioni da parte del governatore Francesco Roberti. Ascoltiamolo. Fari puntati sui macchinari per le diagnosi sanitarie più obsoleti d'Italia nell'inchiesta condotta dalla giornalista Milena Gabanelli e pubblicata sul Corriere della Sera. Il Molise non è esente, anzi, secondo quanto si legge, la regione va a collocarsi all'ultima posizione per mammografia, risonanze magnetiche e TAC. I dati sono stati aggiornati al 31 dicembre 2023. Immediata la reazione del presidente della regione, Francesco Roberti. Aveva dati vecchi, perché noi in oltre un anno abbiamo investito oltre 7 milioni di euro e sulla base di questi 7 milioni di euro di PNRR, che avevamo poi tra l'altro delle scadenze precise onde evitare di perdere questi fondi, abbiamo cantierato questi fondi, abbiamo fatto le gare d'appalto per l'acquisto dei macchinari e della strumentazione e oggi stiamo dotando i nostri ospedali e poliambulatori di queste attrezzature moderne. Capitolo a parte per quanto riguarda la questione Gigafactory a Termoli. Nell'attesa dell'incontro del 18 ottobre a Roma, gli operai della Stellantis si trovano nuovamente in cassa integrazione in attesa di capire le proprie sorti. Il 18 ottobre non è che noi abbiamo un incontro programmato di carattere ufficiale col ministro Urso. Noi il 14 ho convocato i sindacati per un briefing e per dire quali possono essere le nostre richieste all'interno di Stellantis e quindi quale ruolo dovrà avere lo stabilimento di Termoli e quale produzione dovrà essere garantita fino al 2035 con i volumi di produzione. Sulla base di questo noi andremo dal Ministro a far sì che possa sostenere queste nostre richieste anche alla base e alla luce di quelli che possono essere i fondi europei da mettere in campo per garantire questa produzione. La tutela della fertilità nel XIX secolo, questo è il tema del convegno promosso dal Responsible Hospital che si svolgerà domani in contrada Tappino a Campobasso. Il corso offre un'occasione di riflessione e confronto su un tema di attualità che coinvolge non solo il mondo scientifico ma anche quello della società nel suo complesso. Restiamo alla città capoluogo, a che punto sono i lavori nella villa comunale, se ne è parlato in un incontro a Palazzo San Giorgio. Andiamo a vedere il servizio. Con il nuovo anno i campobassani potranno tornare a vivere uno dei luoghi simbolo della città, Villa De Capua, oggetto di lavori di rifacimento da dicembre del 2023 grazie ai fondi del PNRR, per una spesa di più di 2 milioni di euro. La notizia è stata data dall'assessore Simone Cretela nel corso di un incontro, specificando tuttavia che potrebbero esserci eventuali proroghe. Al momento il termine previsto è quello del prossimo 31 dicembre. Un progetto storico, così l'assessore Cretella, per un luogo che aveva bisogno da anni di una riqualificazione complessiva e che deve tornare ad essere anche un luogo di aggregazione. Una villa importante che aveva bisogno però da anni di interventi di manutenzione di una certa importanza. Grazie a questo progetto, quindi, che la passata amministrazione è riuscita ad agganciare, e noi abbiamo avuto un importante finanziamento che ci sta consentendo di ripristinare alcuni sistemi, soprattutto dal punto di vista vegetale, all'interno della villa, che erano seriamente compromessi. In più un restauro generale con rifacimento degli impianti. La villa l'abbiamo chiusa in questo periodo, dispiace a tutti, ma siamo al tempo stesso contenti perché l'anno prossimo potremo rientrare in una villa completamente rigenerata. La scadenza dei lavori è al momento quella del 31 dicembre, salvo eventuali proroghe che potranno anche arrivare in funzione di alcuni inconvenienti che normalmente strada facendo si stanno incontrando, ma al momento contiamo per fine anno, insomma, di chiudere il tutto. La villa deve tornare a essere veramente il cuore
sociale. Il progetto che abbiamo avviato si chiama Tra biodiversità e socialità, proprio perché bisogna riguadagnare il valore sociale come parco pubblico, come parco urbano della Villa de Capua. È chiaro che quando la villa sarà completamente rigenerata sarà e tornerà a essere sede naturale di eventi sociali per l'intera città. Sulla realizzazione della mega centrale idroelettrica Enel sui Monti delle Mainarde, che ricadrebbe in gran parte sul territorio dell'Alto Molise, interviene anche il professor Franco Tassi del Centro Parchi Internazionale. Spetta a Governo e Ministero dell'Ambiente bloccare al più presto questa iniziativa che contravviene a ogni normativa nazionale ed internazionale e offende la logica e il buon senso e minaccia ancora di disintegrare il patrimonio naturale nell'area del Volturno. L'Università del Molise è un ateneo di qualità. La certificazione arriva dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Accademico. L'Università del Molise è tra le migliori d'Italia, questo quanto emerge dopo il risultato incassato con la pubblicazione fatta dall'ANVUR, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, che stabilisce tramite il sistema dell'accreditamento il giudizio soddisfacente. B, il voto complessivo in una scala che va da A a D. Felici e orgogliosi di questa valutazione per noi e per tutti i nostri studenti. L'ANVUR ha certificato che abbiamo competenze e mezzi per svolgere la nostra funzione, evidenziando che lo facciamo in maniera sempre più qualificata. Questo è il commento del rettore Luca Brunese. Nel corso dei mesi l'ANVUR aveva proceduto a effettuare visite dirette e a raccogliere documenti per un giudizio complessivo dei corsi di studio e di dottorato, i servizi agli studenti, la loro centralità, l'internazionalizzazione, le infrastrutture. Un'analisi accurata quindi che ha anche posto in evidenza alcune aree buone prassi che l'Agenzia Nazionale ha ritenuto pienamente soddisfacenti o eccellenti. Strutture ampie, moderne e funzionali, le tecnologie in presenza e a distanza, i servizi per la disabilità, l'assegnazione di docenti tutor al momento dell'immatricolazione, gli sportelli di raccolta di reclami e suggerimenti da parte degli studenti e delle studentesse. La mattina di venerdì 11 al Parco Tecnologico dell'Istituto Neuromed a Pozzilli verrà presentato il progetto Bones della Banca Osteologica del Molise. Grazie a tecnologie di ultima generazione sarà possibile indagare l'aspetto fisico, lo stato di salute, alimentazione e gli stili di vita sugli scheletri dei molisani di un tempo. Ci spostiamo ad Agnone, al via la nuova stagione teatrale all'Italo-Argentino. Si inizia domenica 20 ottobre. Si preannuncia una stagione importante, quella che andrà in scena al Teatro Italo-Argentino di Agnone. Domenica 20 ottobre riprendono ufficialmente le attività dopo i lavori di riqualificazione della struttura negli ultimi mesi. La cerimonia di inaugurazione si aprirà con l'omaggio all'attrice agnonese Paola Cerimele, prematuramente scomparsa 2 anni fa. A lei sarà intitolata la Sala dell'Italo-Argentino. L'evento, patrocinato dalla Regione Molise e dal Comune di Agnone, organizzato in collaborazione con la Proloco, rappresenta un'occasione preziosa per condividere una nuova idea di teatro, inteso non solo come spazio fisico di spettacolo, ma soprattutto come luogo di cultura e identità, di coesione sociale e territoriale, sia per Agnone che per tutta l'area altomolisana. La cerimonia entrerà nel vivo con la presentazione della nuova stagione 2024-2025, la prima organizzata dall'associazione dopo la pandemia e realizzata con i fondi del piano di sviluppo e coesione della Regione Molise. Al termine dell'evento sarà poi ufficialmente aperta la campagna abbonamenti. Poche settimane ancora per vedere ultimati i lavori per la nuova sede della Croce Rossa in via Palatucci ad Isernia. Sono stati predisposti spazi per rispondere alle esigenze della cittadinanza, soprattutto in caso di emergenze. Negli ultimi anni poi il Comitato di Isernia ha scelto di investire in formazione.
dotandosi anche di attrezzature logistiche essenziali come le cucine da campo e le tende. L'inaugurazione della sede è prevista a fine mese. Il pensionato Luigi Cantoro prosegue il suo impegno in bicicletta per sostenere l'importanza dello sport per tutti e i corretti stili di vita attraverso il movimento quotidiano. Il servizio. Dopo il grande successo della scorsa estate del suo giro in bicicletta per il Molise, Luigi Cantoro, assistito INAIL, raddoppia continuando a promuovere messaggi sull'importanza di praticare sport e di seguire una sana alimentazione. Luigi ormai per noi è diventato un'icona, già ha programmato e lo ha annunciato nella conferenza stampa che si è tenuta presso la sala consigliare del Comune di Termoli assieme alla presidente del CIP, Comitato Italiano Paralimpico, sezione regionale, la dottoressa Donatella Perrella. Infatti, dopo l'impresa dello scorso giugno che vedeva l'attraversamento di diversi comuni della provincia di Campobasso, partendo da Termoli e dopo una settimana facendo ritorno nella città adriatica stessa, ora lui ci riprova sempre con lo stesso spirito tenace, davvero sportivo, ed ha programmato un giro che partirà da Isernia e arriverà ad Isernia stessa nel prossimo 2025. La mia avventura è stata un'avventura straordinaria. Cerco di sensibilizzare, oltre ai sindaci, ma i cittadini in genere, all'attività fisica, a una giusta alimentazione e soprattutto alla sicurezza sul lavoro, perché la sicurezza sul lavoro è data soprattutto dalla salute del lavoratore. E quindi praticamente io continuerò poi l'anno prossimo con altro itinerario, con altri contatti, con altri sindaci e vi di seguito da Isernia. L'anno prossimo si parte e si arriva a Isernia con la prima e l'ultima tappa per interessare anche tutto il Basso Molise e vi di seguito. L'anno successivo sarà interessata la città di Campobasso. Arriva e partenza. Arriva la partenza della prima tappa, arriva l'ultima tappa a Campobasso. Domenica 13 a Castel del Giudice si svolgerà la seconda giornata della Festa della Mela. All'evento, giunto alla settima edizione, parteciperà la fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli. Ed adesso, come ogni giorno, spazio al meteo. Metalimpianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio Corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio. Metalimpianti Boiano. Info 0874 77 34 54. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve. Specialisti delle batterie e degli accumulatori, 30 anni di esperienza nel settore. La gamma commerciale è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Cielo parzialmente nuvoloso con possibilità di locali piogge a partire dal pomeriggio e temporali in serata. Le temperature, in leggero aumento, in Molise sono comprese tra la minima di 12 gradi a Campobasso alla massima di 23 ad Isernia, mentre in Abruzzo variano dagli 11 gradi dell'Aquila alla massima di 26 a Pescara. Venti meridionali, mare adriatico molto mosso. Domani cielo parzialmente nuvoloso. Temperature stazionarie. Siamo adesso alla pagina sportiva. In oltre 80 atleti molisani hanno preso parte al trofeo CONI che si è svolto in Sicilia. Il contributo. Si è conclusa ufficialmente l'edizione estiva del trofeo CONI che si è svolto in Sicilia tra Palermo e Catania. Dal Molise sono partiti 88 atleti di 17 discipline differenti insieme a 24 tecnici accompagnatori per sfidare le rappresentative provenienti da tutta Italia.
Un appuntamento giunto alla nona edizione che ha visto gli under 14 sfidarsi per contendersi la vittoria del trofeo. Non solo momenti di sport, ma anche di emozioni, in particolar modo durante la cerimonia di apertura che si è svolta in Piazza Università Catania, quando tutte le rappresentative regionali della penisola hanno sfilato davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al numero uno del CONI Giovanni Malagò e ai presidenti regionali dei comitati. Due giorni di gare intense dove gli atleti hanno potuto non solo confrontarsi agonisticamente con i propri coetanei, ma anche conoscere realtà differenti e divertirsi. Il CONI Molise, in questi tre anni nei quali le rappresentative della regione hanno partecipato alle edizioni del trofeo, ha perseguito l'intento di aumentare il numero di sport presenti. L'edizione del 2022 è stata particolarmente importante. Infatti a Chianciano Terme la Federazione Pallacanestro Regionale ha conquistato la prima storica medaglia d'oro per il Molise nel basket 3 contro 3. L'idea dalle prossime edizioni è quella di portare a casa altrettanti risultati importanti grazie alla passione e alla costanza dei giovani atleti. Sono felice che in oltre 80 abbiano partecipato al trofeo CONI in Sicilia, ha dichiarato il presidente Vincenzo D'Angelo. Queste esperienze non possono che essere formative, non solo da un punto di vista sportivo, ma anche per la crescita dei ragazzi. L'auspicio per il futuro è di incrementare ancor più le discipline e raccogliere risultati più eclatanti. È partita oggi pomeriggio la prevendita dei biglietti per l'ingresso allo stadio Molinari del Capoluogo in vista della nona giornata di campionato di Serie C che domenica 13 vedrà in campo Campobasso e Spal. Il match si disputerà alle 12.30 sul rettangolo di Campobasso. I ticket potranno essere acquistati allo store di Corso Vittorio Emanuele. È proprio un ottimo Campobasso, frena la corsa della Ternana, determinante in più momenti il portiere di casa Vannucchi ha liberati dinanzi a circa 5.000 spettatori, finisce 0-0. Servizio. Il fischietto pisano Giuseppe Vingo è chiamato a dirigere l'ultimo confronto dell'ottava giornata di andata nel raggruppamento B della Serie C. 4-2-3-1 i rossoverdi di casa, 5-3-2 gli ospiti di Mister Braglia in completo bianco, seguiti in trasferta da 300 sostenitori. La prima conclusione di Corradini è centrale, senza problemi Francesco Forte. Al sesto giro di lancette Di Nardo si mette in proprio, il centravanti si libera di Tito e Capuano e calcia con violenza dal limite dell'area. La sfera non inquadra la porta. I molisani si fanno apprezzare 4 minuti dopo sulla punizione deviata dalla barriera dei Ternani. La palla finisce a Mondonico che da ottima posizione calcia alto sopra la traversa difesa da Vannucchi. Si vede solo il Campobasso nel primo quarto d'ora. Dagli sviluppi di un corner di nuovo Mondonico colpisce di testa. Il portiere di casa è costretto a deviare in angolo per non correre pericoli. La risposta della Ternana di Ignazio Abate nel primo tempo è inconsistente. La frazione si conclude sul nulla di fatto 0-0. I padroni di casa cambiano registro al rientro dagli spogliatoi. Tito spinge sulla fascia, arriva sul fondo e sistema centro area per l'inzuccata del compagno di squadra Cianci. Celesia salva in extremis sopra la traversa. Ma i lupi non stanno a guardare, a metà ripresa Di Nardo si rende pericoloso in girata. Vannucchi è costretto a distendersi a terra ed allontanare la minaccia. Proprio in neoentrato Donnarumma scuote i suoi al minuto 28 da un traversone di Martella, ma la palla di testa termina distante dalla porta molisana. Si rivedono gli umbri al 38esimo, Donati dalla fascia laterale trova Capuano in area che però sciupa goffamente la ghiotta occasione per portare in vantaggio i suoi. Non succederà più nulla nei 6 minuti di recupero. I rossoverdi non sono quasi mai riusciti ad impensierire l'estremo ospite Forte, complice anche l'ottima organizzazione in campo del Campobasso.
E nell'ultimo posticipo dell'ottava giornata in Serie C, proprio tra Ternana e Campobasso, andiamo a vedere la nuova grafica, quella completa della giornata. Si è conclusa l'ottava giornata del campionato di calcio di Serie C. Risultati: Rimini Spal 0-1, Carpi Pontedera 2-1, Milano Futuro Pianese 0-1. Sestri Levante Vispesaro 1-1, Pineto Gubbio 1-2, Torres Arezzo 0-2, Perugia Lucchese 4-0, Virtus Entella Legnago 3-1, Ascoli Pescara 1-2, Ternana Campobasso 0-0. La nuova classifica nel girone B: Pescara da solo al comando con 20 punti, seguito da Ternana e Virtus Entella 17. Torres e Arezzo 15 punti, Gubbio 12, Rimini, Vispesaro e Campobasso 11 punti, Perugia, Carpi e Lucchese 10, Pianese 9, Ascoli e Sestri Levante 8 punti, Pontedera, Spalla e Pineto 7, Milan Futuro 6, Legnago 3 punti. Scendiamo di categoria, ma continuiamo a parlare di calcio. L'Aquila torna ai 3 punti dinanzi ai tifosi al Gran Sasso d'Italia. La Fermana deve arrendersi 2-0. L'Aquila e Fermana si incrociano al Gran Sasso d'Italia a Concia per la quinta giornata di andata in Serie D Girone F. Mini rivoluzione per Pagliari, che cambia due dei tre under da mettere in campo, come il regolamento recita. E allora Zuccherato, che va a prendersi il posto di Di Santo nella linea di difesa, e Russo, che soffia la maglia dell'undici titolare a Giampaolo, andando a fare reparto con Banegas e Belloni. Con Mantini squalificato, Giandonato e Misuraca fanno compagnia del Pinto in linea mediana. Fermana di Bolzan, che si mette a specchio col 4-3-3 degli avversari, con Bianchimano, Ferretti e Sardo a comporre il tridente offensivo gialloblu. La gara prende subito la giusta verve e al quarto è ottimo il filtrante di Russo per Del Pinto, ma Di Stasio ipnotizza l'ex Benevento. Al sedicesimo Belloni dà l'illusione ottica del gol ai propri tifosi con un colpo di testa in mischia dopo la punizione calibrata di Giandonato. Poco dopo ci prova Bianchimano a rompere gli indugi, ma la volée d'esterno si spegne altissima sopra la traversa di un Michelin comunque ben posizionato. Poco prima del quarantesimo, sempre di testa, Belloni prova a sorprendere Di Stasio, ma stavolta l'estremo ospite può dormire sonni molto più tranquilli rispetto ai precedenti. La gara rischia di subire una svolta al minuto 41, quando un intervento di Mavromatis sul Russo spinge Galiffi a tirar fuori il secondo cartoncino giallo, e allora Fermana che rimane in 10. Sulla punizione seguente, gol annullato all'Aquila, con la spinta finale al pallone forse di Brunetti, evidentemente oltre l'ultimo uomo ospite. Rivediamo con le immagini di Nico Centurame. Al minuto 46, ad inizio secondo tempo, Pagliari lascia Alessandretti sotto la doccia, scegliendo Gueli, con Casella che scala ad affiancare Brunetti nel cuore della difesa. E l'Aquila, che al primo affondo, passa. I rossoblù si guadagnano un angolo e sullo scambio corto il cross di Giandonato cade in mezzo a una mischia clamorosa, dove la testa di Brunetti ha la meglio sulle altre. Al cinquantesimo l'Aquila 1, Fermana 0. Minuto 68, Giandonato esce tra gli applausi del Gran Sasso d'Italia dopo un piccolo problemino legato ai crampi. Al suo posto Keita. Minuto 71, l'Aquila gestisce, controlla e appena può colpisce. Il destro di Daniel Giampaolo lo lasciamo senza commento, in segno di rispetto verso una conclusione degna di palcoscenici migliori. L'Aquila 2, Fermana 0. La gara scivola senza la reazione di una Fermana costretta al contraccolpo psicologico, e in prossimità del minuto 80 Belloni fa di tutto per entrare nel tabellino di gara. Il suo destro viene buttato in angolo da un Di Stasio reattivo. Negli ultimi 6 minuti di recupero ci prova ancora Giampaolo, ma stavolta la testa del 21 non è perfetta come il suo destro. E allora gara che si chiude con la vittoria per due reti dei ragazzi di Pagliari. E siamo in chiusura di telegiornale, parliamo di pallacanestro femminile. Per la Magnolia Basket parte domani sera l'avventura sportiva nell'Eurocup contro le ungheresi del PEX.
Non farà parte della partita l'americana Blanca Quignonez per i postumi di un infortunio muscolare. Palla 2 alle 20:30 nell'arena di Contrada Selvapiana a Campobasso. E con la pallacanestro è veramente tutto. Noi ci fermiamo qui. Arrivederci.